Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un primo delizioso gustoso che si prepara in brevissimo tempo. La pasta con le melanzane e la mozzarella filante. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 320 g di rigatoni, io ho scelto la pasta corta questa volta, 400 g di passate di pomodoro, 2 melanzane medie tagliate a cubetti, 2 mozzarelle fior di latte tagliate a cubetti anch'esse, del peso complessivo di 200 g, 2 spicchi di aglio non tanto grandi, formaggio grattugiato a piacere, olio e sale. L'acqua sta per venire a bollire, mettiamoci subito a cucinare. Ho aggiunto un po' di olio sul fondo perché le melanzane tenderanno a assorbire abbastanza l'olio presente in padella. L'aglio è arrivato a temperatura, l'aglio si è ben rosolato, andiamo ad aggiungere le melanzane tutte insieme. Un po' di sale che aiuterà ad appassire più velocemente le nostre melanzane. Diamo una bella mescolata e lasciamole appassire e cuocere per una decina di minuti circa. Le nostre melanzane si sono ben ammorbidite, è arrivato il momento di aggiungere il sugo. Non aggiungo sale al nostro sugo perché l'ho già aggiunto alle melanzane prima, solamente alla fine, prima di aggiungere la pasta, una volta cotta, assaggerò se serve o meno aggiungere del sale. Potete aggiungere anche del pepe nero, pepe bianco o anche del peperoncino se volete. A dopo! La pasta è pronta, andiamola a scolare direttamente nel nostro condimento. Andiamo a dare una rimestata, lasciamo bene insaporire. Ora aggiungiamo la mozzarella e un po' di formaggio grattugiato. Finiamo di mescolare, impiattiamo e io non vedo l'ora di andare a mangiarla, che qua c'è un profumino. Eccoci qui, avete visto quanto è veloce questa pasta da preparare? Non vi so dire quanto sia buona. Io corro a mangiarmela perché è calda e fumante e c'è una mozzarella filante che non vede solo l'ora di essere assaggiata. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.